Per fare questa torta salata ai porri che state vedendo in questo momento, abbiamo cominciato a mondare e affettare grossolanamente i porri per poi andare a lavarli sotto l'acqua corrente. Noi abbiamo utilizzato due porri. In una pentola sciogliamo 25 g di burro. Una volta sciolto, mettiamo i porri che cuciniamo a fuoco medio, fino a quando diventeranno più morbidi, ovvero dopo circa 25 minuti. Mentre cuociono, ogni tanto mescolate e disfate gli anelli con un cucchiaio e ovviamente cuocete con un coperchio quando non state mescolando. Aggiungete i 100 g di cubetti di prosciutto e dopo 10 minuti mettete il pepe nero e il sale e fate insaporire per altri 10 minuti cuocendo il tutto. Mentre la verdura si sta intiepidendo, in un tegame mettete due uova, un pizzico di sale e strapazziamo le uova sbattendole con una forchetta. Aggiungiamo i 100 ml di latte, infine i 100 g di mascarpone e poi mescoliamo il tutto per eliminare i grumi. Noi utilizziamo la pasta brisée rotonda già pronta. Mettiamo il ripieno sulla pasta brisée livellandola con un cucchiaio e poi mettiamo la bagna che abbiamo creato nel ripieno e andiamo a coprire i bordi del tortino abbassando i lati in questo modo, vedete? Cuociamo a 190 gradi, massimo 200 gradi nella parte alta del forno fino a cottura. In questo caso sto utilizzando il forno a gas. E questo è il risultato finale della torta ai porri con prosciutto. Buon appetito! Ora vi saluto perché ci rivediamo in un altro video. Bye!